l'ultimo punto all'ordine del giorno. Comunicazione al Consiglio in ordine alla revoca dell'assessore e vice sindaco ingegnere Pubblico Giovane, ex articolo della proposta comunale, dove recita che il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire i giovani gli assessori di personale o revoca. Vabbè, poi rifaremo una. L'articolo 32, io lo metto, non lo so, sta scritto, il sindaco può revocare uno o più assessori, dando le motivata comunicazione al Consiglio. Siamo in Consiglio, questo è il Consiglio. Grazie. E deve sostituire entro 15 giorni gli assessori funzionari di revoca. Io non devo comprare nessuno, perché lei fa il sindaco, il presidente del Consiglio, non tempo da revocare niente. Istituzionalmente no, non contare, io istituzionalmente. Lei mi scrive, che devo raccontare, ma chi mette a parlare, devo raccontare. Non vuole parlare, c'è stato la vedo un po' perdita. No, io sto calmissimo, guarda un po', calmissimo, agitato. Posso esprimere? Io ho detto sì, come non puoi. Io le ho fatto una domanda. Non deve dire a me, allora sono tante persone. Perché non devo fare? Io ce lo so. Ma lei non ti fai esprimere? Ci vuoi subito di parlare? Però se io tento di parlare. Ma non sei molto bene, questa è un'altra persona. Ma perché non posso ricordare? Sono pronto pure, come no? Dica. Se, allora, se riproponiamo la discussione in termini corretti, allora io la invito a non fare quegli atteggiamenti. Io le ho posto una domanda precisa. Ha concordato con me quel punto all'ordine del giorno? Mi dica sì, come sarà l'articolo che io devo concordare con lei. E leggere l'articolo. Va bene, e la dica qual è? Io non lo so, ma non dica qual è l'articolo. Allora, prego. Lei ha inserito all'ordine del giorno per tutti. Sì. E mi dica da quale norma di legge o articolo di regolamento se vogliamo fare, non è il consiglio alle persone, dobbiamo fare cosa, va bene. Allora questa è una mia lettera, un protocollo 3791 indirizzato al sindaco, al prefetto e al segretario comunale. Allora, e dice questo qua. Il riferimento alla sua nota protocollo 3726, 3727, 3252, 5212, non certo mozione di fiducia presidente del Consiglio Comunale, richiesta di convocazione del Consiglio Comunale, motivatemi. Invalidata, e faccio presente che la richiesta di convocazione da parte del Consiglio Comunale è stata regolarmente motivata solo il 25 maggio 2012, presso la legislazione. Infine, riferendo a quanto previsto l'articolo 20.4 dell'articolo 19 dello Statuto del Consiglio Comunale, lo scrivente resta in attesa di sua determinazione circa l'eventuale trattazione di altri punti all'ordine del giorno. Io ho scritto questa lettera qua. Il sindaco ha già risposto. C'è stata molta corrispondenza, chiedo scusa, devo provarla. Evitando di entrare nel merito delle affermazioni contenute nella sua nota del 1 giugno 2012, il protocollo transazionale le chiedo di incontrarci presso questa sera, 11 basi, per comportare l'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, ricordandole le mie totali autorità disponibili. Do risposta. E riscontro la sua del 5 giugno 2012, protocollo 3850, le comunico che allo stato non ritengo necessario incontrarlo. Avendo ufficialmente ricevuto richiesta di convocazione del Consiglio Comunale, avendo ad oggetto un unico punto all'ordine del giorno, mozione di sfiducia del Presidente del Consiglio Comunale. Il Consiglio sarà pertanto convocato con tale ordine a Giorgio nei modi e nelle forme previste dallo Statuto Comunale e dell'orologio organizzativo del Consiglio Comunale. Le ribadisco in ogni caso la mia piena disponibilità alla collaborazione istituzionale con il suo ufficio e rimando in attesa su eventuali richieste e integrazioni al terzo punto dell'ordine del giorno, riservando la mia volta di inserire la testa ulteriore del governo. Mi risponde l'altra volta, sì. Pur rilevando palesi e forti dubbi sulla sua dichiarata disponibilità alla collaborazione istituzionale, tra l'altro smentita e contrastante con quanto da lei sottoscritto nella sua nota del 7 giugno 2012, punto che ho detto prima, le comunico per l'anomala impostazione che lei ha dato all'intera vicenda
di rinunciare ad inserire altri argomenti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, in cui è urgente, mi permetto di richiamare sottoporto sempre relativo all'urgente del nuovo del nostro Statuto Comunale, come il sindaco mi chiede, se ho concordato con lui l'ordine del giorno. Segretario, chiedo anche un po' di sostegno. L'articolo 13, un ordine del giorno. Carnecine dice che cosa? L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente del Consiglio su richiesta del sindaco, della giunta di un quinto dei consiglieri comunali, seguendo di norma il seguente ordine di precedenza. Composizione degli organi istituzionali. Comunicazione del sindaco, approvazione verbale sotto precedente, proposta del dato. Gli ordini del giorno rispetto a quello che ho fatto le mie competenze segretarie. Va bene, chiedo scusa. Va bene, basta, chiedo scusa. E appena il caso di fare chiarezza su questo argomento, per quando lo dico.